Si chiude con un poker il 2015 dell'Arezzo Calcio Femminile, che batte 4-1 allo Scandicci e vola a quota 24 in classifica. Match dominato dalle Amaranto, in cui meritano una menzione particolare i gol realizzati da Paganini e Lucarini, due autentiche perle che sanciscono la classe sopraffina indiscutibile delle due fuoriclasse aretine. Mister Acquisti deve fare a meno dell'indisponibile Lancia e della squalificata Zeghini. Manda in campo dal primo minuto Antonelli tra i pali, Chiodia, Terini e Teci in difesa, Renzoni, Paganini, Baracchi, Serluche e Magnani a centrocampo, capitan Lucarini e Torrioli in attacco. Il match inizia male per le Amaranto, che al sesto minuto subiscono il gol delle ospiti. Sacchi scatta in sospetta posizione di fuorigioco e serve di prima intenzione Mosconi, che sola dinanzi ad Antonelli firma il gol che vale l'1-0 per lo Scandicci. L'Arezzo non demorde, al minuto 22 arriva la perla di Paganini, che supera con tre sombrero altrettanti avversari e di sinistro firma l'1-1, meritandosi la standing ovation del pubblico aretino. Allo scadere di tempo il raddoppio con un altro gol capolavoro. Baracchi lancia Lucarini, che si gira su se stessa e di sinistro manda la palla sull'incrocio più lontano, battendo l'incolpevole Sacchi. Nella ripresa il copione non cambia e il terzo gol giunge al 13° su calcio di rigore. Mazzini scatta sul filo del fuorigioco e viene atterrata da Amulfi. Dal dischetto Teci non sbaglia e sigla il 3-1. Il ritmo di gara progressivamente si abbassa e nel finale giunge il poker realizzato da Mattiacci, che infila Sacchi e firma il poker Amaranto. Siamo qui con Mister Acquisti, da Notte d'Arezzo. Mister, quanto è importante chiudere l'anno solare con una vittoria? Era importante e è stato rassicurante questa vittoria, anche se è venuta, come magari si diceva, fuori onda, dopo aver preso un gol a freddo, però la squadra ha saputo reagire a questa difficoltà con maturità, senza perdere la testa, credendo nel gioco che pian pianino sta venendo fuori, e questo fa sì che veramente possiamo chiudere e festeggiare stasera, che facciamo la cena natalizia, con l'umore penso al massimo, insomma, pronti a affrontare queste feste natalizie. Ecco, 14 reti in due partite, meccanismi che stanno entrando in funzione finalmente. Sì, sì, la squadra sta iniziando a reagire. Io ora a reagire a questi input che gli vengono dati, sempre con più convinzione. Ora aspetto le nuove leve, gli aiuti delle juniores e di quelle che magari finora hanno avuto la possibilità. Devono innalzare il livello di tutta la squadra, solo loro lo possono fare. Quindi un augurio per il prossimo anno? Avere più ragazze possibili in grado di mettermi in difficoltà, che hanno voglia di giocare in prima squadra. Questo è l'augurio, e di crescere a tutta la società, compreso le bambine, le piccoline, tutti. Siamo qui con Mattiacci. Cosa ha funzionato oggi per l'Arezzo, che ha portato a casa tre punti fondamentali per la classifica? Vabbè, la grinta, che comunque tutte le domeniche ci mettiamo, e il bel gruppo che siamo. Quindi è il mister, che fa un bel lavoro con noi. Mattiacci ha segnato il quarto gol dell'Arezzo quest'oggi. A chi dedica la dedica della quarta rete? No, la dedico alle mie compagne, perché comunque sono le prime che credono a me, avendo comunque una certa età, e al mister, che ancora ci crede. Siamo qui con Chiara degli Innocenti, allenatrice dello Scandicci. Cosa non ha funzionato quest'oggi per la formazione ospite? È mancato nel secondo tempo la stessa determinazione e intensità di corsa nell'andare a cercare di conquistare palla alta. Siamo un po' calate forse fisicamente, mentalmente, e poi abbiamo subito il 2-1 al 46°, quindi in una situazione dove un po' taglia le gambe. Ecco, quali sono quindi gli obiettivi del nuovo anno per quanto riguarda lo Scandicci Calcio? Quello sicuramente di fare bene, di crescere, e in primis di togliersi dalla zona calda della diciamo così, della possibilità di scendere di categoria, dato che noi ce la siamo conquistata l'anno scorso. Siete pronte? Si fa l'urlo? Vai, 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 vai,